Nella chiesa di San Nicola ieri sera si respirava atmosfera natalizia. In occasione della solennità in onore del protettore dei bambini e delle fanciulle è stato inaugurato il Regio Presepe Monumentale realizzato da Jamie Gallery e Roberta Fontana. Una rappresentazione della natività davvero curata nei minimi dettagli, con diversi scocci trapanesi come la Colombaia, i palazzi e la chiesa di San Liborale, che ricordano alcuni monumenti della città. E naturalmente non possono mancare le saline e le classiche stradine del centro storico. Il tutto nello stile dell'antico presepe siciliano, con la maestosa location nella protobasilica di San Nicola. L'opera rimane tutto l'anno, che è realizzata appositamente nello stile sempre dell'antico presepe siciliano, ma appunto incastonata nella chiesa, lo possiamo notare nella parte centrale, dove in una visuale prospettica si rifà a tutta l'architettura appositamente della chiesa. E le novità di quest'anno sono le simbologie della natività, oltre agli archi che richiamano gli acquedotti di Trapani e ad altre scene che abbiamo aggiunto e personaggi vari. Davvero particolari i personaggi di cera e i simboli che richiamano alla città di Trapani. E tra le novità di quest'anno c'è la rappresentazione della natività della Madonna con Sant'Anna e San Gioacchino. La particolarità sono i personaggi fatti di cera, una cera antica come facevano nel 1800, e anche il colore dell'incarnato è stato molto ricercato e simbolicamente anche le architetture, appunto gli archi come diceva Jamie, che raffigurano sia gli acquedotti ma anche lo stemma di Trapani che appunto è raffigurato con gli archi. E una cosa importante, quest'anno troviamo la nascita della Madonna con San Gioacchino e Sant'Anna. Nella parte nuova con lo sfondo con le saline, giusto perché rappresenta Trapani e la storia di Trapani. E in occasione della ricorrenza sono state presentate le doti di San Nicola, che rappresentano i sacchi con dentro le monete d'oro che, secondo la tradizione, il santo donò per salvare tre fanciulle e permettere loro di sposarsi. Già dall'anno scorso abbiamo riprodotto questa, rievocare il miracolo più importante di San Nicola, che è quello di una famiglia dove il padre aveva promesso appunto le proprie tre figlie in sposa, però praticamente non aveva la dote da poter dare a queste tre ragazze. Allora aveva preso la brutta decisione di poter far prostituire le tre ragazze in modo tale da poter guadagnare soldi per fargli la prole. Allora succede che San Nicola, che era il vescovo di questa città, di notte è andato nella finestra di queste ragazze e gli getta una busta, un sacchetto con delle monete d'oro, costituendo la dote di queste fanciulle. Così le tre ragazze si sono potuti sposare, quindi realizzare il matrimonio avendo la dote data da San Nicola. Questo avvenimento praticamente ha fatto sì che nei secoli successivi viene trasformato nella famosa festa di Santa Claus, quindi Babbo Natale, cioè quello di portare i regali e i doni ai bambini.